ma così senza un intro. Si può dare una risposta veramente sincera? Presentati. Ciao, io sono Carolina. Ciao, sono Andrea. Io sono Martina. Io mi sono Elisabetta. Sono una collegiale da ormai 5 anni. A differenza di Andrea, io sono appena arrivata in collegio, ho fatto solo un anno, però è stato un anno molto fondamentale nel corso della mia vita. Primo ricordo del collegio. Allora che vedo un'altra che mi sembrava un po' spesata, no? Però ho detto, ma che bella, perché non volevo chiedere a qualcuno di spesare, non volevo fare tipo la figura, capito, della piccolina per arrivare. E allora ho chiesto a lei, e lei era Camilla, un'ex collegiale, e questo primo scambio tra noi in cui lei mi ha detto effettivamente dove trovare l'acqua era semplicissimo, ma vabbè, panico di chi è appena arrivato, e in realtà ha dato inizio a una bellissima amicizia che prosegue anche adesso, dopo 5 anni. Al pomeriggio sono andata subito a cena, in 5 minuti avevo già fatto altri 3 nuovi amici, mi sono sentita subito accettata da tutti, infatti mi ricordo che poi tornata in camera dopo la cena ho chiamato mamma tutta felice perché avevo già conosciuto nuove persone. Ti sblocco un ricordo! Come hai fatto ad avere questa foto? Questa è la foto delle collegiali, che sono un evento che organizziamo ogni anno ed è praticamente, come dice il nome, un'olimpiade del collegio in cui organizziamo vari giochi. E uno di questi giochi era il contest social. Chi prendeva più like aveva un punto bonus, esatto, per la squadra, che è una cosa che si partecipa in squadra. Praticamente ogni anno a Natale in collegio c'è questa tradizione in cui facciamo dei regali segreti in qualche modo, quindi ognuno porta un dono, lo posiziona sotto l'albero e quindi alla fine sotto l'albero ci sono 50-100 regali. Ed è un momento molto bello perché poi si trasforma in una festa a tutti gli effetti, c'è gente che canta, gente che balla e c'è gente vestita da renna, da Grinch, quindi... Che tema c'era il primo anno che abbiamo fatto le regie? Saghe cinematografiche. Sì, sì. Io ero gli Avengers. Io quest'anno ho fatto la renna, quindi ho partecipato anche un po' all'organizzazione. Ed è stato uno dei primi momenti in cui ho potuto legare veramente con delle persone, perché siamo i giorni prima del torneo molto a contatto, a organizzare, a fare anche a fare le prove, perché c'è uno spettacolino. Qual è il tuo posto preferito all'interno del collegio? Posto preferito, non so, forse il campo da calcio. Forse la mensa. Perché si mangia. No, il parco. Penso che sia una delle cose che mi mancherà di più. All'aula Ofiuco. Perché l'ultima sessione l'abbiamo passata tutta là, infatti c'era Nicolò che prenotava l'aula tutte le settimane, perché io e Nicolò studiando le stesse cose ci ritroviamo sempre lì e tutte le mattine ci davamo l'appuntamento per studiare, però poi diventava anche un momento di convivialità. Un po' cheesy, però direi la mia camera, cioè comunque il mio spazio personale, lo spazio che sento più mio. Però al tempo stesso invece come aree comuni la sala musica. Perché lasci il collegio? Diciamo che il motivo per cui lascio il collegio è il collegio in sé in un certo senso, perché io sono arrivata qua che ero convinta che sarei rimasta a fare la magistrale al Politecnico, avevo già il mio programma prestabilito. Invece proprio qui in questo posto ho ritrovato quella voglia di scoprire sempre nuove cose. E così facendo ho iniziato a cercare un po' su internet, magistrali, cose all'estero, e ho trovato un corso che penso sia proprio quello fatto apposta per me. E i miei amici del collegio mi hanno detto tipo, ma sì, ma prova, ci vai, io ero convinta che non mi avrebbero preso, poi alla fine mi hanno preso e quindi andremo. Vado a fare una nuova avventura che credo possa darmi tanto e quindi tocca lasciare il collegio perché... Fare da pendolare da qui a Boston non è molto facile. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Io ho visto che c'è sempre gente che è disposta ad ascoltarti e questo mi ha aiutato molto anche a ridarmi una certa importanza, in senso buono, non linguistico. E questa penso sia una delle cose migliori che mi porto dietro del collegio, proprio questa crescita che mi ha concesso. Cioè, è chiaro che in 5 anni di esperienze ne fai di tutti i tipi, chiaramente. E penso che tutto comunque abbia concorso, esatto, alla nostra persona adesso. Sono d'accordo.
Cosa si prova a lasciare il collegio dopo tutto questo tempo? Nostalgia rispetto a quello che abbiamo vissuto qua, le persone che abbiamo visto qua. Poi da un lato, come dice Caro, anche un po' entusiasmo per quello che verrà dopo, la voglia comunque di fare un cambiamento, di iniziare una nuova fase della propria vita e anche le paure legate a questa cosa, perché ovviamente i cambiamenti spaventano tutti. Però sì, questo dolce amaro, diciamo. Un po' di tristezza, un po' di, diciamo, preoccupazione, ansia. Però allo stesso tempo sono cose, credo, anche positive, perché comunque, diciamo, il collegio è poi un posto che ti prepara alle tue sfide future, e quindi se queste avvengono, diciamo che ha assolto il suo compito in qualche modo. Il mio primo ricordo del collegio